I colori più intensi erano i più pregiati, più sei nobile, ricco, importante, più è luminoso il colore dell'abito che ti puoi permettere. È in questo senso che l'abito fa il monaco. Se loro compravano i colori più vistosi e che tenevano meglio, grazie a un'ordinazione fatta con arte, quindi non è che dopo due lavaggi si distrugge, rimanevano rossi o verdi, perché anche il verde era molto ambito, dai nobili, rimanevano colorati a lungo termine. Ok? Questa è la cosa importante. Se no, invece il popolo, quando vedete un costume medievale in un film, un plebeo che indossa una tunica rossa, sapete che non è possibile. Non si può fare, perché non avevano i soldi per comprarsela. Thank you.
realizzata, posso dire di essere molto molto felice, perché abbiamo l'accampamento con gli arcieri che fa divertire i bambini, hanno fatto la cucina medievale, sì, fanno tirare con l'arco i bambini, abbiamo i cavalieri, abbiamo chi fa giocare i bambini con la scherma medievale, i banchetti di Chiaravalle che fanno vedere gli attrezzi di una volta, la nostra Patrizia che sfugge. Intanto sono qui dalla parrucchiera medievale. L'abito l'ho fatto io, Non inquadrare gli stivali, che non ci sono ancora arrivata agli stivali. Conciatura. E niente, il mio sogno è quello di... Vabbè, mettiamo... Non facciamo vedere l'elastico medievalo. Medievalo. Il mio sogno è quello di portare la cultura medievale a Milano. Quindi non solo nei castelli fuori Milano, che è più semplice, ed è più semplice creare degli eventi, ma riuscire a portare la cultura medievale a Milano, quindi tornei, magari accampamenti, campi con banchetti didattici e, perché no, laboratori per bambini, per adulti, di tutto quello che era la cultura medievale. Senti, sei soddisfatta del risultato di questa prima iniziativa? Fammi arrivare stasera, per ora sono soddisfattissima, perché... Allora, io dico, non so neanche cos'è l'ansia, perché di carattere non so neanche cosa sia l'ansia. Però fino a stamattina ero abbastanza così, facciamo. Nel momento in cui io mi siedo e prendo il primo bicchierino di vino, vuol dire che sono soddisfatta, perché vuol dire che mi posso rilassare. E via, e via. Allora ringraziamo Stefania Manca e per questo evento. Io ringrazio voi per essere venuti. Ringraziamo Roberto, la Cascina Cavriana. Vieni, Roberto, lui che ci ha concesso questi bellissimi spazi. Dove si sta benissimo, dove tutti i milanesi devono venire assolutamente. Sì. E diamo appuntamento anche all'anno prossimo, a primavera. A primavera, perché l'idea è quella di bissare a primavera con molto, molto di più. Grazie. Grazie a voi.